Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, dai Nicolò, siamo alla presentazione HTC con il nuovissimo HTC Sensation XL, la nuova dimensione della musica in chiave HTC. Abbiamo uno smartphone molto grande, lo possiamo paragonare per esempio a un Galaxy S2, come vediamo le dimensioni del display da 4.7 pollici sono decisamente maggiori rispetto a quelle del Galaxy S2, comunque le dimensioni non sono così esagerate rispetto appunto a un 4.3 pollici dell'S2. Sensation XL porta l'esperienza musicale, dicevamo, ai massimi livelli. Abbiamo tutte le funzionalità Beats che vengono enfatizzate dalle cuffie che abbiamo sia in dotazione, non questo modello, in dotazione ci saranno quelle con filo da 3,5 mm oppure queste wireless con l'insonorizzazione dei rumori. È veloce, si muove molto bene, abbiamo tutte le classiche opzioni dell'interfaccia Sense con la possibilità di visualizzare tutte le informazioni della rubrica, la divisione ormai nota a tab sia dell'interfaccia sia del menu che può essere tranquillamente gestito e dove possiamo anche andare a modificare eventualmente la posizione dell'icona in basso trascinando semplicemente un'icona rispetto ad un'altra. L'interfaccia Sense è appunto l'ultima, quindi abbiamo l'interfaccia Software Information Sense 3.5, quindi proprio l'ultimissima versione, con Android 2.3.5, anche questa è l'ultima versione disponibile. Ovviamente la linea Nexus ha delle versioni leggermente diverse a seconda dei mercati. Abbiamo poi tutta la personalizzazione classica che ormai ben conosciamo di HTC, troviamo tre tab anche all'interno del menu contestuale delle impostazioni dove abbiamo tutto il mondo Sense del lock screen che può essere ovviamente personalizzato, infatti come sappiamo lo schermo di blocco presenta una serie di informazioni rapide che ci permette di accedere velocemente a tutte le funzionalità che si incentrano anche sulla parte multimediale con HTC Watch che è il mondo che ci permette di accedere a tutto quello che riguarda i film, video e il noleggio dei film on demand. Abbiamo poi tutta la parte degli ebook che è la solita che abbiamo già visto su Sensation e sulla serie Sense, fotocamera da 8 megapixel con doppio flash LED. Purtroppo è un telefono da una doppia anima, da una parte musica a tutti i livelli, dall'altra una multimedialità forse un po' castrata. Il display da 4.7 pollici ha una risoluzione di 800x480, forse qualcosa di più sarebbe stato meglio. E la videocamera ha una risoluzione di 720p, quindi non è Full HD, almeno a quanto abbiamo letto e a quanto indicano le caratteristiche del telefono. Come vediamo qui abbiamo tutte le impostazioni ovviamente della fotocamera, possiamo andare poi a visualizzare la qualità e come vedete il massimo è 1280x720p, quindi diversa e inferiore rispetto al Sensation normale. Altre novità le troviamo nel menu delle applicazioni, infatti oltre alle applicazioni Sense troviamo alcuni programmi preinstallati che potrebbero comunque cambiare a seconda del market in cui arriverà il telefono e ovviamente all'interno del menu delle impostazioni troviamo tutta la parte relativa alle impostazioni classiche di HTC. Andiamo a vedere anche la memoria, abbiamo una memoria interna di 4 GB che ci permette quindi di avere molte più applicazioni rispetto al Sensation e livello hardware molto sottile, connettore micro USB che probabilmente è un MHL. Troviamo poi nella parte superiore i sensori di luminosità e prossimità, fotocamera anteriore, jack da 3,5 mm, tasto accensione e spegnimento, pulito l'altro lato con il jack per il volume e pulita la parte inferiore. Il device si apre come il Sensation, in questo momento non lo possiamo aprire altrimenti suona tutto. Rimangono invariate tutte le altre personalizzazioni Sense. 16 GB di memoria interna, correzione rispetto a quello che avevamo detto durante il video, Dropbox di serie, spessore molto ridotto, 9,9 mm, la
scocca è ben realizzato, soprattutto abbiamo un ottimo assemblaggio. Queste sono le cuffie Beats, vediamo un attimo come suonano. Ovviamente non c'è musica, mi sto facendo finta, però comunque sono molto buone, gommate, insonorizzano molto bene l'orecchio e i rumori esterni non si sentono. Ovviamente focus più approfonditi arriveranno in seguito. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, dai Nicolò.